Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube. E allora, dopo avervi mostrato settimana scorsa l'andamento che avrebbero dovuto avere le card 84 meno in meta, quindi le card più usate in Weekend League, in Division Rivals, eccetera, che avevano prezzi troppo alti rispetto alla propria valutazione, andiamo a fare un'analisi del punto della situazione attuale e quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Andiamo su FUTBIN. Ho preso come esempio tre giocatori differenti, uno per campionato dei tre campionati principali più usati in FIFA Ultimate Team, vale a dire Liga Santander, Bundesliga e Premier League, chiaramente. Partiamo con Eder Militao, che era una valutazione 81 e che prima dell'evento di Halloween costava, come vedete, 22-23 mila crediti circa. Prendo come esempio PS4, ma allo stesso modo gli stessi movimenti li hanno avuti su Xbox e presumo anche su PC. E come vedete il prezzo è letteralmente dimezzato, perché oggi costa 13,5, ma si comprava facilmente a 12-11 mila crediti fino a ieri sera o l'altro ieri sera, e questo è dovuto semplicemente al fatto, come vi avevo spiegato, perché una valutazione 81 non poteva avere un prezzo di 20-25 mila crediti, così come Sissoko non può avere un prezzo di 45-50 mila crediti per tutta la stagione, ok? Perché semplicemente è una card sovrapprezzata. Sovrapprezzata significa che ha un prezzo molto più alto rispetto al reale valore della card. Seppur sia un giocatore forte in game, delle stats ottime, comunque sia tenderà al ribasso. Cosa accadrà questi giorni? Adesso lo vedremo. Un esempio palese era Lucas della Premier League, che aveva un prezzo che si aggirava intorno, vedete, 64, 65, 63 mila crediti PS4. Oggi ne costa 47, 48. Quindi anche lui ha avuto un calo di circa 16, 17 mila crediti approssimativamente. Un esempio molto 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 più palese è Gnabry, che Gnabry si comprava intorno ai 27-28 mila crediti, come vedete qua, prima dell'inizio dell'evento. È addirittura anche lui dimezzato, 13.500, 13.700, 11.000, 11.500 su Xbox One, per cui, come avevo previsto ampiamente, il prezzo è letteralmente crollato, ok? Vediamo, proviamo a fare delle ipotesi su quello che sarà questo weekend e quale sarà il momento migliore per farla la squadra per la Weekend League in vista appunto di questo weekend in arrivo, quindi vale a dire della settimana, del weekend che va al 25-26 ottobre, eccetera, eccetera, e il weekend che sta arrivando. E allora, le card più usate, quindi parliamo di giocatori come Gnabry, appunto, esempio, Lucas, Rashford o Militao, Mendy, Sissoko, eccetera, potrebbero subire un ultimo ribasso fra stasera e domani sera. Allora, adesso che sto registrando il video è martedì, quindi martedì vuol dire che stasera escono gli incontri principali UEFA. Domani è mercoledì, domani potrebbero essere rilasciate altre SBC dedicate all'evento di Halloween. Verrà rilasciato un nuovo Team of the Week, ci saranno pacchetti promo, quindi altri spacchettamenti. Secondo me il momento migliore per andare ad acquistare queste carte in previsione della Weekend League in arrivo sarà tra stasera e domani sera, quindi martedì sera, mercoledì sera. Tutto varia a seconda delle sfide che vengono rilasciate. Mi spiego, se stasera vengono rilasciati solo gli incontri principali, potrebbe esserci un discreto movimento. Se stasera venissero rilasciati incontri principali più SBC Scrim, allora sarà un ottimo momento per acquistare. Qualora invece domani escano SBC Scrim, così come capitati nei giorni scorsi, quindi due sfide che davano due bei pacchetti, eccetera, eccetera, domani sera sarà un buon momento per andare ad acquistare le card. Se vi piace sniperare, ma sniperare veramente bene, giovedì mattina potrebbe essere un ottimo momento, perché durante la consegna dei premi della Weekend League, quindi la consegna dei premi è alle 10, fra le 10:05 e le 10:20 è il momento migliore generalmente per fare ottime sniperate. Se vi piace sniperare, quello sarà veramente un ottimo momento anche per comprare card tipo queste. Se non avete la possibilità di acquistare giovedì mattina, quindi proprio al rilascio, contestualmente al rilascio dei premi, vi consiglio di farlo entro mercoledì sera, perché da mercoledì sera tutte le card più usate in Weekend League subiranno un rialzo. E secondo me potrebbe esserci anche un discreto rialzo per alcune card. Chiaro che non torneranno mai al prezzo di prima, però magari quei 2, 3, 4 mila crediti in più, a seconda del range di prezzo che hanno, potrebbero averlo. E il mio consiglio è quello di usarle in Weekend League, se volete fare la Weekend League, perché tanto è inevitabile, venderle possibilmente entro sabato pomeriggio, perché sabato sera dovrebbero essere rilasciate altre nuove SBC.
ovviamente venerdì sera arriva la nuova Scream, e inoltre domenica con la fine della Weekend League molti utenti rivenderanno le proprie carte e si ripeterà ciò che abbiamo avuto questa settimana, quindi SBC giornaliere, pacchetti promo, spacchettamenti e prezzi che caleranno ancora. Quindi magari Militao potrebbe arrivare intorno agli 8-9 mila crediti, Lucas potrebbe andare a toccare i 35-40 mila crediti e Gnabry magari andare sotto i 10 mila crediti. Questa è, secondo me, l'andamento che potrebbe avere questa tipologia di card nell'arco dei prossimi giorni. Quindi, ricapitolando, acquistare stasera, che è martedì, o domani sera, che è mercoledì, se vengono rilasciate belle SBC che danno bei pacchetti. Se avete modo di sniperare, un ottimo momento sarebbe anche durante la consegna dei premi, fra le 10 e le 10:20 circa, che sono il momento in cui vengono aperti maggiormente i pacchetti della Weekend League. Utilizzate in Weekend League tutte le carte che volete e che vi interessano. Rivendere possibilmente entro sabato pomeriggio, perché da sabato sera ci saranno nuove SPC giornaliere, ci saranno gli Ultimate Scream nuovi nei pacchetti e da domenica ci sarà tutti gli utenti che rivendono le proprie card usate in Weekend League. Questa è la mia analisi. Se volete chiarimenti, come sempre, vi invito a lasciare un commento qua sotto e lasciate un mega like al video. Non mi resta che ricordarvi di sfruttare l'hype se non volete rischiare per quanto riguarda gli investimenti in conti principali. Ne ho parlato abbondantemente, vi ho spiegato nei vari post su Instagram come fare, sui video YouTube come fare. Vi ho fatto anche una storia dove vi ricordo di vendere se non volete rischiare un ribasso dei prezzi. Abbiamo già fatto buoni profitti grazie alla sfida di Hulk con i vari Hummels e Di Maria che si sono già alzati 3-4 mila crediti. Continuiamo a listare e vendere e aspettiamo di vedere stasera cosa accade, stasera domani, per darci la possibilità di muoverci in altro modo, ragazzi. Guardate il video che ho pubblicato ieri, dedicato a un nuovo metodo di compravendita, perché è molto molto ottimo da sfruttare, specialmente in vista dell'arrivo della Weekend League. Grazie ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani, speriamo con una bella cassa degli incontri principali. Ciao!